Prima di cominciare ricordatevi come sempre di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche, perché per circa 2 mesi pubblicherò video spesso su questo canale sia di top che di storie. Se siete seduti o sdraiati una mezza via, quindi che ne so se duraiati, allora cominciamo! Le scuole sono il punto di riferimento per ogni persona, o almeno si spera. Ogni persona sul pianeta possa andare a scuola fino a quando c'è l'obbligo. Lo studio è importante e per quanto possa sembrare una frase scontata, bisogna ripeterla spesso. Una volta cresciuti non si può riavere indietro facilmente quegli anni, anche perché si possono fare molte amicizie e capire la strada giusta da intraprendere. Eppure, come sappiamo bene, non sempre è così. Per quanto gli anni vadano avanti, ci sarà sempre qualche tipo di bullo a scuola a rovinare le giornate agli altri, o una persona specifica. Le scuole di vari paesi stanno prendendo provvedimenti più seri, ma con l'avvento di internet anche solo un messaggio o un'azione fuori luogo possono distruggere l'alunno. Anna Combs, di 15 anni della scuola di Harker Heights in Texas, sa benissimo tutte queste cose. Ogni giorno va a scuola e ogni giorno sfortunatamente affronta situazioni fuori luogo. Situazioni in cui preferirebbe sotterrarsi per la vergogna, ma non perché abbia fatto qualcosa di strano da sola, ma perché è stata presa di mira sin da quando si è dovuta trasferire con la famiglia in questa nuova scuola. Eppure ce la mette tutta. Si alza la mattina, si lava i denti, fa colazione e si prepara con il sorriso in volto ad andare in quel posto. Tra lo studio e le attività secondarie ne aveva di tempo da trascorrere impegnata tenendo la testa occupata. Eppure si sentiva sola in quei pochi momenti di pausa. Quando pranzava nessuno si avvicinava tranne quei bulli che volevano solo prenderla in giro. Arrivata al suo armadietto, perfino la sua vicina le stava lontana. Una o due amiche le aveva, ma sfortunatamente non potevano fare niente per aiutarla, altrimenti sarebbero state prese di mira. Ma lei preferiva non coinvolgerle. Andava avanti e trascorreva le sue giornate ignorando, ma un giorno, quando tutto sembrava finalmente finito e sembrava l'avessero lasciata in pace, ha ricevuto una brutta batosta. Un pomeriggio, mentre parlava e studiava con i suoi compagni e degli amici, un ragazzo si era avvicinato a lei e le aveva fatto qualcosa ai capelli. Non capiva bene cosa, ma aveva cominciato a sentire un fortissimo bruciore alla testa, così forte da cadere all'improvviso dalla sedia. I suoi amici l'avevano così portata in infermeria. Era un dolore insopportabile, come se le stessero bruciando quel preciso punto soltanto a migliaia di gradi Celsius. Insomma, avrete capito che provava tanto dolore. Secondo le regole della scuola bisognava chiamare i genitori per questa incresciosa situazione. Arrivati sul posto erano scioccati e arrabbiati come non mai, a vedere la propria figlia ancora sul lettino a soffrire per un mal di testa stranissimo e un bruciore allo scalpo. L'infermiera aveva così rivelato la scioccante verità. Le avevano attaccato una supercolla molto molto forte utilizzata nelle lezioni. La scuola sugli strumenti scolastici non badava a spese, quindi era davvero troppo potente quella colla. Le vennero delle ustioni di primo grado, e questo era un altro dei motivi per cui i genitori erano così arrabbiati. Perché nonostante tutto ciò, ancora non avevano preso il bullo e chiamato anche i suoi genitori. Il dottore le ha detto che sarebbe stata costretta a tagliare quella porzione di capelli per un po' di tempo finché non fosse guarita del tutto, sperando ovviamente che da un bruciore del genere potessero nascere altri capelli. La madre era più triste che mai, perché Anna le diceva spesso che erano la parte preferita del suo corpo. Non si riteneva bella e nemmeno in forma come le altre ragazze della scuola, ma piuttosto che buttarsi giù focalizzava la sua attenzione sui capelli. E ora anche quello le avevano tolto. La prima volta che si era guardata allo specchio era scoppiata a piangere. Ogni giorno da allora si sentiva sempre più triste e depressa e faceva fatica a uscire di casa. Ma non era finita. In quei giorni il dolore non era sparito del tutto, soffriva ancora moltissimo. Cose del genere non guariscono in un giorno. Ci volle più di una settimana perché smettessero quei mal di testa e quei bruciori. I genitori si stavano chiedendo perché proprio lei. È sempre stata gentile con tutti e si faceva gli affari suoi a scuola. Le piaceva andarci, nonostante i problemi. Quindi che cavolo di problemi potevano avere loro con lei? Faceva solo del suo meglio per essere promossa e cominciare la vita da adulta come tutti. La madre, che era molto presa dalla situazione in special modo, aveva deciso di aprire una pagina Facebook chiamata Giustizia per Anna, dove parlava di tutto ciò e anche di più, di come il sistema scolastico non aiuti per niente gli studenti più in difficoltà e li lasci marcire da soli. Anche Anna era d'accordo a raccontare la sua storia e postare delle foto in quella pagina. Dopo essersi ripresa era tutta un'altra persona. Al contrario di altre che non avrebbero più fatto nulla a causa ovviamente della paura, lei aveva deciso di opporsi e difendere sempre chi veniva trattato in questo modo dai bulli. Nel mentre il padre di nome Christian era rimasto scioccato dalla semplice punizione che era stata data al bullo. Semplicemente una piccola sospensione da scuola, niente di più, niente di meno.
poteva tornare dopo una settimana come se nulla fosse successo. Così andò dalla polizia a denunciarlo. La madre di questo ragazzo era molto triste, ma in un'intervista aveva detto: «È soltanto un ragazzino, non sapeva quello che sarebbe successo». Voi che dite, a 15 anni sono accettabili certe cose? Alla fine Anna ha avuto un aiuto da un parrucchiere del tutto gratuitamente per avere un nuovo stile di capelli che coprisse anche la bruciatura. A quel punto sfortunatamente non aveva più radici solide per far crescere altri capelli, ma non si era arresa. Da adesso in poi avrebbe combattuto per se stessa e per gli altri. Le persone leggendo la sua storia sono rimaste molto stupite e ogni giorno le fanno i complimenti per il coraggio dimostrato. Da grande vorrebbe fare qualcosa di ancora più concreto, un lavoro che le consenta di aiutare gli studenti nella sua stessa situazione. Ora aveva un obiettivo nella vita, anche se l'aveva trovato in un modo molto brusco e orribile. Con questo concludiamo. Se volete altri video del genere, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, e se avete bulli che vi danno fastidio, non esitate ad avvertire genitori o professori. Almeno saprete di averle provate tutte. Alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.